Ciao ragazzi, allora nuovo video. Dopo il sondaggio che vi ho pubblicato sulle Instagram Stories, in cui avevo pensato di farvi lo stress test delle lip tint, i nuovi rossetti liquidi di Puro Bio, eccomi qui con il video vero e proprio, in quanto in tantissimi mi avete dato subito l'ok e quindi sabato, che è stata una giornata un po' frenetica perché ho praticamente lavorato tutta la giornata, le ho messe per bene alla prova. Vi ricordo che vi ho già fatto il video swatch e prime impressioni con anche l'applicazione sulle labbra delle due lip tint di Puro Bio che ho preso dal sito Bio Boutique La Rosa Canina proprio pochi giorni dopo il lancio, che vi lascio naturalmente qui sopra nel pallino delle informazioni e giù nell'info box. Per adesso quindi vi lascio al video, ma prima vi ricordo di mettermi un bel pollice in su di supporto e ricordatevi sempre di iscrivervi al canale e noi ci vediamo dopo con le considerazioni finali. Buongiorno! Questo sarà il video dello stress test delle tinte labbra Puro Bio. Ho appena applicato la numero 03 rosa antico. Adesso sto entrando in macchina perché devo andare al lavoro. Ok, questo è il risultato della tinta Puro Bio dopo aver fatto una mega colazione. È rimasto abbastanza, giusto qua si è un po' tolto, vedete. Ora lo vado a riapplicare. Secondo cappuccino, questa volta me l'hanno offerto. E ecco il risultato. Ancora sembra che c'è. Dopo aver fatto colazione vi ho detto che lo avrei riapplicato, invece alla fine non l'ho più rimesso perché voglio testarlo veramente per bene con una sola passata. Un po' si è tolto qui al centro, però devo dirvi che ho parlato tantissimo e sono già le 11. Come vedete, un pochettino si è anche stampato qui. Ok, questo è il risultato dopo quasi 5 ore dall'applicazione della tinta. Ho bevuto due cappuccini, mangiato un cornetto, bevuto mezzo litro d'acqua. Come vedete si è tolta completamente qui all'interno delle labbra e naturalmente al lato. Il resto è intatto, soprattutto il labbro superiore, lo vedete, è quasi perfetto. Segna un po' le pieghette e ho notato che tendeva un po' a sgretolarsi, quasi a diventare una polvere. Comunque, per essere una tinta labbra bio, dà dei risultati eccezionali. E ragazze, io sto rimanendo sempre più stupita perché oltre a piacermi il colore, mi piace anche il comfort sulle labbra, anche se vedete tende un pochettino, essendo una tinta labbra, a seccarle. Ho struccato le labbra e adesso metto il mio burro cacao per idratare prima comunque di mettere la lip tint numero 06 e uso questo di Sien. Ok, rieccomi, sto per uscire, cioè sto per ritornare al lavoro e ho applicato anche la numero 06, infatti è molto molto più scura rispetto a quella di stamattina e vediamo come si comporta. Ok, questa è la condizione del rossetto dopo aver bevuto un caffè, mangiato mezzo dolcetto ed è passata un'ora e mezza. Non ci siamo tanto, adesso ragazzi non devo per forza struccarlo perché immaginate bene che non posso lavorare così, soprattutto questo labbro di sotto è andato via quasi tutto, quello di sopra metà, ma adesso lo strucco e metto un altro rossetto. Ok ragazzi, l'ho struccata completamente perché comunque immaginate che non poteva proprio andare in quel modo. E devo dirvi una cosa positiva, è che si è struccata molto molto facilmente, basta un pochettino di latte detergente. Allora, come avete visto dalle clip precedenti, le due lip tint di Puro Bio si sono comportate in modo un pochettino diverso l'uno dall'altra. La numero 03, che è quella che ho applicato la mattina, ossia il colore rosa antico molto molto bello, che fra tutte è quella che secondo me vale davvero la pena avere, mi è durata su quelle 4-5 ore. Certo, dopo diciamo 3 ore dall'applicazione, dopo aver bevuto, mangiato eccetera, si è iniziata a togliere soprattutto all'interno delle labbra, ma io ci tengo a precisare che sono un soggetto con delle labbra molto molto secche e soprattutto qui all'interno tendo sempre a mangiare il prodotto, ecco, per farvi capire. Comunque è stata molto confortevole, non mi ha dato alcun fastidio e fra le due posso
dirvi che è quella che vi straconsiglio, perché comunque ha un bellissimo colore, portabile sia di giorno che di sera. Avevo un make up occhi molto strong, perché comunque ho lavorato in profumeria e dovevo essere ben truccata, ben sistemata, e con quella tinta labbra mi sono trovata davvero benissimo. Quindi ragazze, posso dirvi che è diventata la tinta labbra preferita del periodo, che spesso metto anche quando magari sono fuori a cena. Il discorso naturalmente è diverso per questa qui, ossia per la lip tint numero 06 color borgogna. Troppo ragazze, non mi è durata quasi per nulla, più che altro avendo già di mio labbra molto secche, ma avendole sempre idratate prima di aver applicato le lip tint, si è subito tolta all'interno labbra, mi è rimasto solo il contorno labbra e non potevo logicamente continuare a lavorare in quel modo. Se posso darvi un consiglio, i colori più scuri, tra cui appunto questa che è la numero 06, io vi consiglio di utilizzarli di quando non dovete mangiare e bere, quindi non avete una cena o un evento importante. Applicarli, devo dirvi, è stato molto semplice, perché come vedete lo scovolino è fantastico, quindi si applica in pochi gesti. Di entrambe io ho fatto, diciamo, una passata in mezza, giusto per rendere il colore bello omogeneo. Si sono asciugate molto molto velocemente, nel senso che dopo averle applicate ho aspettato quei 5 minuti ed erano già lì belle stampate sulle labbra. Bene ragazze, con questo è tutto, mi raccomando fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi delle lip tint, se le avete provate, se avete fatto una sorta di stress test, come vi siete trovate, qual è la colorazione che vi è piaciuta maggiormente, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Un bacione! Ciao!